Intanto voglio chiedere scusa a tutti i tifosi dell'Agrigas perché abbiamo perso il derby all'esordio con l'Icata e so quanto pesa per loro prima di tutto e dopodiché anche per i ragazzi dentro lo spogliatoio e per me. E poi non ci potevamo aspettare di perdere con questo punteggio che secondo me è assolutamente falso, per cui se mi consenti invece voglio contraddirti perché secondo me invece fino al loro 2-0 c'era una squadra soltanto in campo, c'era una squadra che giocava e l'altra che guardava giocare l'altra squadra. La verità è che abbiamo preso due ripartenze e noi probabilmente ci siamo fatti trovare impreparati in due situazioni. Quindi sul risultato credo che sia assolutamente fuori di dubbio che non sia un risultato assolutamente giusto rispetto a quello che si è visto. Secondo me non ha funzionato semplicemente non aver fatto gol quando ancora la partita stava sullo 0-0, quando avevamo il dominio del campo, il dominio del gioco e anche sull'1-0 abbiamo avuto l'opportunità di recuperare e riprendere la partita, non l'abbiamo fatto. Poi ovviamente sul 2-0 scendiamo negli spogliatoi a fine primo tempo sul 2-0 è un risultato che un po' ci ha tagliato un po' le gambe. Secondo me appunto il Licata è una squadra che si conosce da più anni, non soltanto da un anno, ma questo è un'ossatura che stanno insieme già da più anni e probabilmente hanno preparato la partita cercando di giocare sulle transizioni e sulle ripartenze. Però sotto il profilo del gioco io ripeto, credo che l'Agrigas fosse superiore fino al momento in cui non abbiamo preso il secondo gol. Il secondo gol sotto il profilo psicologico credo che ammazzerebbe qualsiasi tipo di squadra, anche la squadra più importante, più di esperienza. Credo che il contraccolpo sarebbe comunque uguale per tutti. Però io devo dire invece che l'Agrigas è una squadra che non si conosce, sta insieme da poco tempo e già esprime per me, per quanto mi riguarda, poi ovviamente il calcio è straordinario perché ognuno ha tanti punti di vista. Però vedere giocare l'Agrigas, ripeto, fino al 2-0 io vedevo una bella squadra, però i gol li abbiamo presi noi, non li abbiamo fatti. A parte che non parlo dei demeriti degli avversari, ma parlo dei meriti dei miei ragazzi che sono stati oggi encomiabili perché dovevano fare la partita che hanno fatto, una partita anche a tratti di propositività, nel senso delle ripartenze, ci siamo difesi abbastanza bene, abbiamo concesso poco, quantomeno forse l'angolo, su quell'angolo là poteva fare gol l'Agragas. Però poi abbiamo rischiato veramente poco, abbiamo sfruttato bene quelle che sono state le ripartenze, quello che avevo chiesto ai ragazzi di farli tirare fuori e poi attaccargli gli spazi. E abbiamo interpretato bene la partita, i ragazzi sono stati bravi a sfruttare tutto quello che c'era da sfruttare. Oggi sono estremamente contento per quello che abbiamo visto, perché finalmente siamo riusciti a far sì che le tifoserie di ambo le squadre fossero presenti a godersi una giornata di sano sport. E vorrei ringraziare le istituzioni di pubblica sicurezza e in particolar modo il signor questore di Agrigento che ha permesso tutto questo. Devo chiedere scusa a tutta la tifoseria agrigentina. Io ho sempre detto che per fare grande una squadra ci sono bisogno delle componenti, la società, l'organico, la squadra e la tifoseria. Oggi è mancata la squadra perché erano presenti la società ed era presente un grande pubblico. E di questo oggi mi rammarico perché è stata una sconfitta pesante, che però ce la siamo meritata tutta perché l'Icata è stato per noi un osso duro. Questa società è vigile ed è attenta e farà in modo di aggiustare tutto quello che c'è da aggiustare per fare il campionato che all'inizio ci eravamo prefissi. Diciamo che ho visto un Agrigas che aveva iniziato bene, però ho visto un po' sperduta, si sono fatti bucare in maniera molto facile, però io credo che sia piuttosto un problema di equilibrio tattico e su questo in settimana interverremo.